Anche la settimana scorsa alcuni giornali portavano di questi scandali di finte agenzie, di cataloghi strani su ragazze, e noi abbiamo conosciuto Ilenia, ciao Ilenia, buongiorno. Buongiorno. Che è una di quelle ragazze che vorrebbe sfondare nel mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, della moda, ma che ovviamente si deve guardare da certe trappole, no? Certo, certo. Giusto, allora tu hai avuto esperienze di questo tipo negative? Ma per ora no, fortunatamente. Sei stata molto fortunata. Fortunata, sì. Sto facendo dei servizi fotografici, ho fatto una piccola comparsa nella Vita Bella, sto facendo appunto questi servizi, ho fatto un seminario per la Camon, che c'era un parrucchiere molto conosciuto, Richard Redford, e poi devo fare un ritratto per il Parlamento Europeo di Bruxelles che farò la prossima settimana. Mi diletto su queste cose perché sono abbastanza vanitosa, non mi nascondo. Sono vanitosa, mi piace la... lavoro, se non sei vanitosa, certo, puoi sparare. Mi piace la televisione, mi piace essere abbastanza egocentrica, quindi t'hanno chiesto penso di spogliarti qualche volta. Ma assolutamente, per ora no, diciamo che per ora no, speriamo che continui così la mia piccola carriera. Arrivare alla fine. Io dovevo arrivare, allora, arrivare. Il mio lavoro è fare l'assicuratrice, contenta, soddisfatta, però sono vanitosa, come dicevo prima, quindi mi piace questo tipo di lavoro, mi piace mettermi in mostra, si denoterà, quindi non sono una vergognosa. La bocca molto sexy. Grazie. Fai grazie. Guarda, ci sta provando. Allora, visto che sei un'assicuratrice, ti assicuro che avrai successo. Ora vediamo. Se sei ganza, te ne vai nel prato, sì, sfilando, sculettando. Va bene, okay. E noi ti riprendiamo. Vai. Ok. Ciao. Alla prossima.